era una socialista di grandi convinzioni, in una zona dove così non c'è accademia, ma c'è contrasto politico vero. Lei nella sua attività politica è stato uno dei 70 deputati della Costituzione, che hanno preparato la Costituzione. Le pare che 75. 75. Le pare che la Costituzione sia un atto perfetto? Beh, quasi direi perfetto. Ci potrà essere Beh, sì. qualche cosa che io non posso giudicare Lei che perché. cosa rivedrebbe adesso della Oh, io non Costituzione? rivedrei proprio niente. Cercherei di applicarla perché non è applicata. E lei che cosa, qual è stato il suo apporto? Ricorda qualcosa? C'è un qualche articolo dove c'è qualcosa di suo? L'articolo 3. Cosa dice l'articolo 3? Mi scusi. Dunque, guardi che adesso non so come si chiamasse Più prima, o aveva un meno, sì. altro numero. Era dell'uguaglianza di cittadini di fronte alla legge. Cara e amatissima collega, accetta il grazie di un collega che ti ha tanto ammirato, ti ha voluto molto bene e ha per te una gratitudine senza fine. Quello che poi voi donne giovani siete diventate è perché alle spalle ci sono state le donne così, che hanno solo imparato a dire di no, no quando lei si rifiutò di giurare fedeltà al fascismo e quando andò poi al confino di polizia, no al nazismo durante l'occupazione, no a quelli che si opponevano alla legge sulle case chiuse e quindi questo fatto di imparare a dire no per dire sì, ecco. Per costruire qualche cosa di diverso è stato un grande patrimonio.